Oggi siamo qui per fare questa diretta, diciamo, insomma, il titolo di questa diretta è Dalla fine all'inizio, il meraviglioso viaggio con i nostri ragazzi. E sperando che la connessione internet tenga, perché c'è qualche problemino ogni tanto. Dobbiamo anche ringraziare Gaetano che ci sta permettendo di realizzare senza troppi problemi questo collegamento. Ed è sarà una chiacchierata di un paio d'ore con tutta una serie di persone, di amiche con cui si è formato un fortissimo legame a seguito di un dolore mostruoso che ci accomuna, cioè la perdita di un figlio. Allora, Stefania, Franco, visto che abbiamo pure te, ma è Niente, una perdita, io vi secondo voi? saluto e vi faccio i miei auguri per la trasmissione. Un saluto a Gaetano e una mucchiata di abbracci a tutti quelli che seguono la trasmissione. Ciao Grazie, a tutti. Ciao perché abbiamo Sara. poco tempo e lui ci Abbiamo solo segue da mezz'ora. lontano. Mezz'ora a testa per tutte queste quattro amiche care. E quindi ti chiedevo, Stefania, ma è una perdita secondo te? Perché noi ho detto appunto quello che ci accomuna è la perdita di un figlio. Secondo te è una perdita? Guarda, assolutamente no. Infatti, anch'io ogni tanto casco nel trabocchetto e dico ho perso mio figlio, eccetera. Però è un termine che assolutamente non mi piace, lo trovo inappropriato. Infatti, si dice perdita quando non si ritrova più in qualcosa. In questo caso proprio non è così, anche perché i nostri cari, lo sappiamo, non hanno la possibilità di apparirci fisicamente, un corpo non lo posseggono più, però continuano sempre a seguirci e sono in attesa, no, di rincontrarci, ci hanno solo preceduto. La dimostrazione comunque di tutto questo, soprattutto per noi mamme, è il fatto che come avremmo potuto sopravvivere ai nostri figli se non fossero loro che dall'alto ci danno la forza, no? Penso. E noi, Marina, lo sappiamo bene, ci danno la forza per continuare anche nella nostra quotidianità. Quindi parlare di perdita proprio è inappropriato. Infatti, però generalmente si usa quello, ma ci tenevo che si ragionasse su questa parola che è solo un pro forma, come la parola morte, no? Che poi in realtà. Morte io la uso, a dire la verità, perché parlo di morte fisica, ecco. Certo, è comunque un passaggio, no? Perché per È noi un è morto un amore, è morto un ideale, vuol passaggio. dire che non D'altronde esiste. noi usiamo questi termini che sono termini comuni, anche giusto Certo. adoperarli, non voglio dire, però è proprio la parola perdita che non mi piace. Preferisco la parola morte. Ti sembra assurdo Certo. questa perché morte comunque si intende una morte fisica. Perdita non, è un termine che preferisco non usare. Sono contenta di avertelo chiesto così possiamo un attimo approfondire questo argomento. Se hai voglia di raccontare brevemente a tutti quanti noi, anche se io qualcosina so, il tuo percorso e come sei riuscita a trasformare questo dolore pazzesco. Certo. Allora, il mio percorso, cioè, innanzitutto mi dedico a questi argomenti nell'ambito della spiritualità da circa 30 anni, quindi anche se è stato un percorso molto lineare, mi ha portato a fare grandi incontri e tra questo l'incontro con l'AMPSI, che è l'Associazione Nazionale dei pranoterapisti sensitivi, una scuola che io ho frequentato e è da lì che ho capito che oltre ad avere così delle doti di pranoterapista, avevo anche delle capacità di sensitiva. E ho fatto, diciamo, tutta questa premessa. Come avveniva questa cosa? Perché mentre facevi pranoterapia ti Sì, sei è accorta di avere queste doti? nato tutto da lì perché praticamente succedeva che magari trattavo delle persone che si rivolgevano a me per tutt'altri motivi, non certo per collegarsi con i propri cari. E questo ultimamente mi succedeva che forse perché entravo molto in risonanza con loro,
e all'improvviso mi arrivavano i loro cari che erano nell'oltre. E lì ho capito che c'era qualcosa che forse non andava troppo. E naturalmente, cosa succedeva? Che improvvisamente io smettevo di fargli pranoterapia e dato che queste voci mi arrivavano, no? quasi molto insistenti, mi dovevo fermare un attimo, e da lì che ho cominciato a fare scrittura automatica. Mi fermavo, mi sedeva sulla scrivania e incominciavo a scrivere. Naturalmente tutto questo era proprio perché credo che entravo completamente in risonanza con loro, no? E le prime volte le voci, cosa sono abbastanza sconvolgente. Per non dirti quanto rimanevano sconvolte le persone che si rivolgevano a me, per tutt'altro motivo, ovviamente. E si sentivano invece arrivare dei messaggi dai loro cari. Devo dire la verità, ho combattuto molto contro tutto questo. Io proprio non la volevo sta cosa. Infatti, comunque, ho smesso con la pranoterapia perché non volevo canalizzare. Poi ho capito che mi dovevo arrendere. Questo ovviamente prima che Alessia andasse nell'oltre. E solo dopo l'evento di Alessio ho cominciato ad accettarla, ecco, ad accettarla veramente. Anzi, a dire la verità, ho cominciato ad accettarla una ventina di giorni prima che morisse Alessio, proprio quando ricevetti il famoso messaggio che ormai tutti conoscono, perché anche ai convegni ne parlo, perché per me è stato proprio l'inizio. Un messaggio che ho ricevuto da mia sorella, che è passata nell'oltre molti anni fa. E ovviamente lo interpretai solo dopo l'evento, perché in effetti mi stavano preannunciando che Alessio praticamente li avrebbe raggiunti. E questo 20 giorni prima che mio figlio morisse. Ora, se vuoi è brevissimo, posso anche leggerlo. Io ovviamente non l'ho interpretato subito. Comunque dice così: andrà tutto bene. Alessio è un bravo ragazzo che andrà molto lontano. Troverà la pace e la felicità. Sarà aiutato da tutti noi, come stiamo già facendo. Lui emergerà, sarà protetto e brillerà sempre di una luce pura e spirituale che lo avvolgerà. Sarà felice come non mai. E sarà ricompensato di tutto, tutto gli riuscirà con una facilità incredibile, tutto luce, tutto bellissimo, tutto facile per lui. È speciale e tu lo hai sempre saputo, è tuo figlio e sarà come tu lo hai sempre desiderato, è parte di te e sempre sarà con te. Scusa, mi emoziono quando lo leggo. Mamma mia, io mi sono riempita di brividi, porca miseria. Male, perché comunque... E questo l'ho ricevuto. Perché si può, no, leggendolo nelle due versioni, perché chiaramente tu ricevi un messaggio del genere. Quando io l'ho ricevuto 20 giorni prima, anche perché mio figlio era perfettamente in salute, eccetera, non c'era motivo di pensare che potesse succedere questo. Quando io l'ho ricevuto, ho subito pensato: ah, che bello, Alessio brillerà, quindi molto probabilmente avrà un futuro meraviglioso, avrà un successo nella vita pazzesco, eccetera, eccetera. E chiaramente solo dopo ho capito cosa volevano dire veramente. E ti assicuro, Alessio è morto il 13 di febbraio, questo messaggio l'ho avuto a gennaio, verso il 22-23 gennaio. È incredibile quanto calzi poi, no? Ancora di più, tra l'altro, calza Sì, nella realtà, mi stavano comunque preannunciando un qualcosa che io ovviamente da perfetta no? Certo, come ignorante facevi? non l'ho interpretato e va bene così. E da lì ho cominciato a canalizzare con più convinzione, soprattutto pochi giorni dopo Alessio ovviamente non è andato nell'oltre e canalizzavo solo di notte, dove mi arrivavano messaggi di Alessio, ma non solo, che non rileggevo,
Parlo di questo perché anche la mia scrittura automatica ha avuto un'evoluzione, che non rileggevo subito questi messaggi. Ti dico la verità, sempre piena di dubbi, di perplessità, eccetera, no? E ricevevo messaggi anche da altre entità. E solo le persone interessate, quando venivano a conoscenza di questi messaggi, le persone soprattutto del mio gruppo, mi davano coraggio, confermandomi che riconoscevano i propri cari proprio da particolari troppo precisi e che io ovviamente non potevo conoscere. Sono messaggi che mi arrivano senza l'assoluta consapevolezza di quanto sto scrivendo, ovviamente, la classica scrittura automatica, no? Spiegala perché poi io ho assistito anche, no, a una tua scrittura automatica quasi in classe. Però prima a te succedeva come scrivevi? Quando ti succedeva di scrivere? Allora, a me all'inizio succedeva di scrivere solamente di notte. Questo l'ho già, cioè comunque ne ho già parlato, eccetera, no? Nel buio della mia camera, cioè scrivevo completamente al buio a una velocità pazzesca, mi svegliavo, a volte facevo anche finta di niente, cioè mi giravo dall'altra parte, poi perché non ero ancora pronta, poi comunque non, una forza irresistibile, sappiamo benissimo cosa sono i messaggi, cioè in scrittura automatica, non puoi farne a meno, quando arrivano, arrivano e basta. E mi mettevo, avevo già comunque il mio scrittoio con tutti i fogli già preparati, perché poi ovviamente mi alzo e vado. Non ti dico in trance, cioè tu l'hai visto come scrivo, quindi magari lo sai spiegare. Quasi sembrerebbe una trance. La sai spiegare forse più tu di me, perché io non mi vedo e poi non sono proprio cosciente, insomma, sono in una fase un po' alterata di coscienza, no? Anche perché non so assolutamente cosa sto scrivendo, non so nemmeno al momento chi sia che mi sta scrivendo. E si fanno riconoscere poi, e chiaramente dopo quando li leggo e mi sembra che l'abbia scritto un'altra persona, assolutamente non ho ricordo di quello che ho scritto, assolutamente. Di solito poi li rileggo nella mia associazione perché sono messaggi. Oltre che di Alessio, sono messaggi anche rivolti ad altre persone, ad altri genitori, perché noi parliamo sempre di mamme, ci dimentichiamo sempre dei papà, però Di genitori, certo. parliamo di genitori, abituiamoci a Però parlare. è vero che si parla di mamme perché tendenzialmente sono le mamme che vengono alla loro ricerca con queste modalità, no? Gli uomini in genere sono più restii. Sono più restii, però vedo che quelli che ci si avvicinano a queste cose sono forse ancora più motivati delle mamme. Sembrerà strano, ma sono pochi, però quelli che cercano di fare un percorso spirituale, eccetera, lo fanno con molta convinzione. Però sei passata da quando scrivevi nella notte, ti alzavi, avevi questa spinta a parlare del fatto che tu li leggessi nel tuo gruppo. Ma c'è Sì. stato un momento in cui tu non eri in nessun gruppo e poi hai deciso di, No, io oppure come hai stata, combinato? allora, io seguivo il gruppo di Riccardo Di Napoli, che penso che tutti lo conoscano perché era molto conosciuto nell'ambiente. Allora, anzi, ci tengo a dire, perché tutte le volte che parlo del mio gruppo, poi mi dicono: ma dov'è, cos'è, come ci si arriva, eccetera. E io puntualmente, dato che ho una memoria, non so mai l'indirizzo, non so mai cos'è. Questa volta mi sono preparata e quindi devo dire che no, perché, ma sai, tutte le volte ai convegni mi dicono: ma in che via è? Boh, non me lo ricordo. Quindi questa volta mi sono preparata e devo dire che si chiama Oltre l'orizzonte. Vai piano così lo possono scrivere, oltre l'orizzonte. Allora, il mio gruppo è Oltre l'Orizzonte, è un'associazione, Oltre l'Orizzonte, si trova a Genova in via Ruspoli numero 5.
Via Ruspoli numero 5. Brava, ripeti. Il gruppo Facebook è Oltre l'orizzonte, metafonia, parapsicologia e scienze umanistiche. Dico questo perché se uno fa Oltre l'orizzonte esce fuori di tutto, fuori che è il mio gruppo. Quindi bisogna mettere sempre metafonia, ma veramente, bisogna mettere sempre metafonia. C'è pure un indirizzo mail, che darò anche quello, che è Oltre l'orizzonte meta @libero.it. Spero che è vero, sia. Perché anche il mio gruppo che si chiama Cose dell'altro mondo, se uno mette Cose dell'altro mondo e basta, arriva qualsiasi cosa. Cose, è per questo che bisogna mettere almeno metafonia, così almeno il nostro è una vita continua, infatti quello sì, infatti siamo stati anticipati. E l'associazione praticamente l'abbiamo ereditata da Riccardo Di Napoli, il grande maestro metafonico che ci ha lasciato improvvisamente, solo fisicamente ovviamente ci ha lasciato. E noi, anche se all'inizio eravamo un po' confusi, perché avevamo una bella eredità da portare avanti, non ci siamo persi d'animo e dopo un breve periodo di assestamento ci abbiamo provato insieme a tre amiche allieve di Riccardo, che loro praticano appunto la metafonia, no? All'interno di questo gruppo, perché in fondo era un gruppo di metafonia, e portiamo avanti la sua opera. E abbiamo aggiunto anche la scrittura automatica che pratico io personalmente. E dico questo perché ho cominciato da un po' di tempo a praticarla anche in diretta, non più al buio della mia camera, diciamo, ma direttamente. Cosa che non avrei mai immaginato di poter fare, essendo abituata a scrivere al buio, nella mia camera, eccetera. Insomma, diciamo che proprio grazie a questo mio percorso, a questa mia facoltà, che sono riuscita ad accorciare il periodo della liberazione del lutto. E questo, non so se si può dire elaborazione del lutto, non lo so, comunque quello che so è che ho trasformato il mio dolore, e qua ci tengo molto a dirlo, perché secondo me è molto importante. L'ho trasformato in qualcosa di costruttivo, no? E spero di poter dare un contributo a quelli che ancora vivono chiusi nella loro disperazione. Devo essere sincera, però, analizzandomi a fondo, ho scoperto che il mio non è solo un atto altruistico, parliamoci chiaro. Cioè, ma è un po' come fare in modo che Alessio non venga dimenticato, no? Cioè, certo. Lo porto a spasso con me. Insieme conosciamo gente, tipo come quando vado ai conti. Forse più che sei stato sulla Terra. Ma assolutamente sì, quando era qua ci vedevamo troppo poco. E lo porto a spasso con me, conosciamo gente, lui in qualche modo viene apprezzato ed amato molto di più di prima, ovviamente, perché Alessio continua, è molto amato, devo dire, e molto di più di quando possedeva un corpo. Comunque, ritornando, diciamo, al discorso del dolore, finché non viene il dolore, finché non viene trasformato, non serve a nessuno, né a noi, né noi stessi, né agli altri. Ma soprattutto quello che ci ribadiscono sempre le entità, no? Nei vari messaggi, è questa cosa molto importante, che la nostra disperazione è l'unica cosa, ma proprio l'unica e la sola, per cui loro soffrono ancora. Anche se capiscono che è umano, lo capiscono loro, ma poverini, ce la mettono tutta per farci capire che a loro fa male la nostra disperazione. E se noi li amiamo veramente, dovremmo cercare di accontentarli, no? In fondo è l'unica cosa che ci chiedono, cioè è l'unica cosa che ci chiedono, trasformare il nostro dolore per la loro mancanza fisica.
E soprattutto io penso che sia un grande passo avanti per la nostra evoluzione questo, no? Come dice sempre Alessio, più vi evolvete quando ancora possedete un corpo e più sarà facile per voi il passaggio quando farete il grande salto. E riuscire a trasformare il nostro dolore, per la loro mancanza fisica, credo che sia uno dei passi più importanti per la nostra evoluzione spirituale. Tu cosa ne pensi? È dura, Ma però. io avrò anche ospite un'amica con cui facciamo anche appunto questi gruppi come tipo il tuo, ma molto più privato, non è un'associazione, ma proprio siamo un gruppetto di mamme, che ci dicono le stesse cose, cioè noi evolviamo insieme e loro usano la nostra evoluzione per Certo. evolvere ancora di più loro, cioè Ma quasi come se soprattutto fosse un conto in loro. quando loro ci dicono sempre, lo dicono ripetutamente, che il dolore gli fa del male, ma cioè, se noi vogliamo bene i nostri figli, trasformiamo la disperazione soprattutto, trasformiamo. Anzi, adesso cioè, voglio leggerti un messaggio proprio riferito al fatto che mi è arrivato non da Alessio, no? Da una ragazza che è passata nell'oltre molto giovane, 15 anni, eccetera, rivolto a sua mamma. Ma lo voglio leggere perché lo leggo e poi ti dico. Sono felice di poter comunicare con la mia mamma. Scusa, io vado a ruota libera perché, Devi, è scusami, come se fossi un non ti faccio. interruttore. Siamo stati. Forse dovevi fare delle domande, ma dato che c'è poco tempo, vado avanti, io vado Certo, vai, vai, avanti. vai, vai. Allora, sono felice di poter comunicare con la mia mamma. Sì, lo so, non posso occupare tanto spazio, ma sono così contenta, mamma, di farti sapere che finalmente mi sento così bene qui. Ho fatto tanta strada, ma credimi, tutto così facile, così lineare. Qua sì che si corre, ma senza correre, proprio come piace a me. Sai, da noi si sceglie come si vuole avanzare, ma a differenza di quanto succede nella dimensione terrena, nessuno ti spinge o ti mette i bastoni fra le ruote. Qua, in ogni passo che fai, è come se fossi sorretta da una forza, sempre immersa nella luce. Mamma, lo sai, noi abbiamo mantenuto un bel rapporto. Ti sei aperta subito a me. Io non ho fatto nessuna fatica perché da parte tua non c'è stato nessun ostacolo. E non è proprio cosa scontata. Ma che bello, come hai fatto ad arrivare alla tua consapevolezza così velocemente? Sapevo che sei intelligente e pronta, ma qualche passo falso l'avrei pure capito. E invece no, mi hai aiutato a salire, mamma. Cosa posso volere di più? Sei sveglia, grazie, grazie, grazie. Ti devo molto e tutto il mio amore per te te lo lancio perché so che tu lo sai prendere al volo. E questo l'ho letto proprio perché. Marina, ci sei? Non ti vedo più. Marina? Pronto? Vado avanti? Non vedo più Marina. Comunque, provo a continuare da sola. A questi punti mi piacerebbe, leggere un messaggio di Alessio, proprio riferito a questo periodo. Allora, comunque, mamma, lo so quello che volete sapere. Sì, è vero, state attraversando un periodo di incertezze, di preoccupazioni e vi capisco. Noi siamo qui tutti riuniti per darvi forza e darvi coraggio, perché capiamo che la vostra situazione non è semplice e purtroppo non è finita qui. È una grande prova alla quale siete sottoposti. Succede nella vostra dimensione, non è la prima e non sarà l'ultima. Anche questo fa parte della vostra evoluzione. Sì, lo so,
È dura da accettare, ma riflettete. Date tutto per scontato, credete di avere il potere in mano. Credete di poter fare il bello e il cattivo tempo, ma non è così. L'universo ogni tanto si ribella, ma solo per la vostra crescita. Accettate tutto questo con consapevolezza. Niente viene per caso. Ogni evento ha un suo perché. L'essere umano deve incominciare a riflettere e a soffermarsi su alcune cose per la sua evoluzione spirituale. Cercate di capire questo, non piangetevi addosso, ma fate in modo che questo periodo di grande difficoltà e di blocco forzato vi faccia capire quanto sono importanti le cose che voi ormai date per scontate. Mamma, la vita terrena ha le sue meraviglie, che voi ormai le sue meraviglie, che voi non sempre sapete cogliere. Non tutto vi è dovuto, ricordatevi questo, ma tutto serve a farvi capire quanto a volte siete bravi a sprecare la vostra vita. Comunque, non è un riprovero, è solo una nostra considerazione. Che siamo... Ah, ci sei? Sì, ci sono, però ho perso la connessione. E ho... Io sono andata avanti, non so... Hai fatto bene, lo immaginavo, sei una grande. Allora, ma tutto serve a farvi capire quanto a volte siete bravi a sprecare la vostra vita. Comunque, non è un rimprovero, è solo una nostra considerazione che siamo dall'altra parte del velo, dove tutto ci sembra facile perché da noi esiste solo il bene, la pace, la luce e la vera gioia. E come vi diciamo sempre, la vita terrena è una palestra dove ci si deve rafforzare, ma non sono solo i muscoli che dovete sviluppare, ma la gioia di vivere, nel donare con amore agli altri e anche a voi stessi. Amare se stessi vuol dire saper apprezzare nella quotidianità le piccole cose che la vita ci offre e saper capire che le difficoltà ci servono per farci prendere coscienza del fatto che nulla è scontato. Sarebbe così bello che voi non avreste bisogno dei periodi bui per capire quanto può essere bello un fiore. Siamo tutti lì con voi. Ed il fatto che non possiate riunirvi fisicamente non vuol dire che non siate uniti da quel filo luminoso che ci conduce a noi. Hai letto praticamente che cosa dice di questa epoca? Sì, te la sei persa. Me la sono persa, però me la mandi via mail. Sì, abbiamo ancora un po'. Io non so, perdo la cognizione. Guarda, abbiamo, no, in realtà abbiamo 2 minuti, quindi penso che sia proprio il momento dei... È volato. È volato, lo so. Prossima volta 4 ore. Stefania, grazie veramente di cuore. E spero di vederti presto, a tempi permettendo. Sicuramente ci rincontriamo molto presto, anche perché le volte che l'abbiamo fatto è sempre stato veramente bello e costruttivo. Infatti, poi mi piace molto quando... vado per andare a trovare la mia mamma, a fermarti a casa tua, in questa casa bellissima vicino al mare, insomma. Guarda, bei ricordi. Speriamo di poterlo fare presto. Senti, salutami Alessio appena lo senti e anche Franco, naturalmente. Un bacio grande. Alessio nel cuore. Grazie Marina, grazie. Un bacio grande, aspettiamo che Gaetano faccia qualcosa, perché è lui che ci è in contatto, visto che noi su questa piattaforma non andiamo molto a muovere. Eventualmente, eccolo qua, ecco Anna Maria. Ciao Anna Maria! Mi senti Anna Maria? Anna Maria, mi senti? Allora, ho la sensazione che Anna Maria non mi senta. Comunque è Anna Maria Squeri, la mamma io di Gianluigi. Solo mi senti? Mi senti Anna Maria? Non mi senti? Anna Maria, mi senti? Adesso ti chiamo al telefono, così. Gaetano? Allora, vi faccio sentire. Io non ti vedo. Io forse ti vedo molto molto illuminata. Comunque intanto faccio la tua presentazione. Anna Maria Squeri, che tutti voi già conoscete perché ha già fatto diverse
dirette questa qua. Luce che viene dalla finestra. Sì. Allora, ha fatto diverse dirette qua con noi, e con noi, con Gaetano, con Ponti di Luce. È la mamma di Gianluigi. Ascolta, Anna Maria, la prima cosa che ti voglio subito chiedere. Dimmi, cara. Ma quando e come hai cominciato ad avere la certezza che tuo figlio stesse continuando a vivere? Ma quando, va bene, i primi tempi lo sai cosa succede, quindi inutile rimandarli, mi frullava per la testa, io non sapevo assolutamente niente di contatti, di spiritualità, ero proprio tabula rasa. È solo che lui un mese prima mi aveva mandata a vedere Ghost e a Viareggio c'è la passeggiata, no? E c'è una panchina dove i ragazzi si incontravano e, alla sera, no? E i suoi amici mi dicevano: pensa Anna Maria che tutte le volte che noi si passava di lì a tutti diceva andate a vedere Ghost, era diventato, lo prendevamo in giro perché ecco, allora mi frullava sempre in testa questo film, perché quando tornai a casa gli dissi: certo Gianluigi, se succedesse qualcosa, se un genitore sapesse che effettivamente il figlio non se n'è andato magari, ma è sempre vivo in contatto con lui, pensa che aiuto che sarebbe. Ma era un'osservazione chiaramente inerente al film che avevo visto, no? Perché subito pensi al dolore più grande che ci possa essere. E quindi mi frullava in testa questo film, finché poi io non uscivo più di casa, incontrai una mia amica che nessuno poi avevo proibito a tutti di venirmi a trovare. Mi costrinse ad andare da una signora che anche lei era una mamma come me e lei mi ha proprio preso per mano, mi ha aiutato tantissimo e da lì è stato proprio un processo molto molto... Ha una mamma che aveva la connessione con il figlio? Sì, aveva la connessione col figlio, però io non capivo niente, quindi io dei suoi messaggi, di quello che mi disse, non capivo niente. Mi fidavo di lei, del suo dolore che era uguale al mio, ecco. E poi invece due amici di Gianluigi, che allora erano fidanzati, un ragazzo e una ragazza, mi portarono ad ascoltare una medium. E loro si mettevano in cerca, io stavo sempre da parte perché non capivo niente. Quando mi parlavano di energie non sapevo neanche quello che era. Ero proprio di un'ignoranza stratosferica. E poi invece una sera mi sentii di partecipare. Io guardavo ma non partecipavo perché non capivo. E non capivo, poi ero proprio travolta. Ma, no? Ma che cosa faceva questa medium? Lei parlava, riceveva messaggi, prima pregavano. Io non volevo neanche più pregare perché ero molto arrabbiata con Dio. E loro si mettevano per mano, pregavano, poi lei parlava e riceveva messaggi di conoscenza, come solito succede, no? E una sera invece dissero che la prima sera che io mi sono messa in cerchio con loro, la guida di questa ragazza disse che potevamo scrivere. Sicché tutti si prese un foglio con la penna in mano, la mia penna non si mosse per niente, mentre l'amico di Gianluigi fece un gattino stilizzato. Allora ecco, qui scattò proprio la molla, perché potevo anch'io mettermi in comunicazione, non sapevo nulla, ero... Poi tu lo sai qual è il sentimento che ci accompagna. Non capendo nulla, io lo facevo perché era talmente forte il desiderio di poterlo ritrovare, perché ecco, avevo dentro di me questa certezza che io in qualsiasi parte lui si trovasse, io lo volevo riavere, in qualsiasi modo, in qualsiasi forma, non volevo perderlo, ecco. E questo è stato proprio come il filo conduttore, la spinta che mi ha sempre portata ad andare avanti. Ci ho impiegato 6 mesi di scarabocchi. 6 mesi. Quindi a un certo punto ho cominciato a muoversi la mano. Sì, la prima sera mi rifece il gattino come quello del suo amico. Quindi lì dissi, ma
forse devo andare avanti. E allora tutte le sere per 6 mesi solo scarabocchi. Quindi pensa che costanza che ho avuto, ma non mi potevo fermare, era proprio una cosa dentro di me. Mi sono lasciata trasportare, ecco. La Quindi colpa. all'inizio sono arrivati tutti i messaggi perché io potessi capire qualcosa Qual è della stata la situazione. prima parola che ti ha scritto attraverso Mamma, prima tutte le M, poi mamma, quando è arrivata mamma veramente era il massimo. E la scrittura? ora ti posso dire questo, Marina, quando le mamme mi chiedono se possono anche loro comunicare, e io porto solo il mio esempio, no? E dopo mi mandano anche attraverso Messenger, WhatsApp. Mi fotografano i loro scritti e rivedo l'otto dell'infinito e guarda, sono tutto un brivido, come lo ero prima come te quando Stefania ha letto quel messaggio riguardante suo figlio. Loro visto che sono sempre con E loro. loro ci parlano così, no? Anche Ma sì, attraverso è bellissimo. quando non c'è Comunque motivo, l'emozione. arriva un brivido, tac, vuol dire sì. Eh sì. Comunque io l'emozione che provo quando qualche mamma che non conosco fisicamente, diciamo, e che sta facendo i suoi tentativi e poi arriva dalla prima parola, poi la seconda, vedi, mi ci ricommuovo perché per me è una cosa stratosferica, ecco. Quindi io figurati se posso essere infinitamente sempre grata a Gaetano, a Silvia, meravigliosa, che è sempre puntuale, sempre attenta, risponde sempre a tutte le nostre esigenze e ci permette di fare questa cosa meravigliosa proprio. Ecco, a proposito di questo, ci permette di fare questa cosa che sarebbe la comunicazione. E Allora, certo. io so che tu ti sei messa a disposizione di tutte le persone che adesso ti seguono nella rete, vai a dare il tuo sostegno nei convegni in giro per l'Italia da qualche anno, no? Quanti saranno? Più o Un meno 3-4? paio d'anni. Un paio d'anni. E siccome, vabbè, sei una splendida donna, ma non è che credo che tu abbia 40 anni. Ne ho 82, cara. Allora, Come la quello tua mamma. che, come la mia mamma, che Bella, saluto perché credo che ci stia guardando, quindi ciao, un bacio alla tua mamma. anche alla zia, insomma, abbiamo un po' di parenti. Io mi chiedevo, ma qual è stata la morte? Cosa è successo per cui tu a un certo punto dal tuo gruppo, che in fondo cioè, avevi le tue ferite si stavano lenendo, no? Avevi delle persone con cui ti confrontavi, con cui parlavi, una piccola cerchia. Il passaggio da lì lo so che è stato anche Gaetano che ti ha dato, no, lo spunto, però tu per arrivare a Gaetano c'è stato qualcosa che ti ha spinta a divulgare, a viaggiare, ad usare internet e queste tecnologie in questo modo, a scrivere un libro, il cielo mi aspettava. Cioè, Ma capisci cosa è Marina, successo? è stato tutto così straordinario perché se io penso a quello che mi hai detto, da dove è partito, è stato un miracolo perché tu lo insomma, molti di chi mi ascolta lo sa, facevo parte di questo gruppo in cui la mia amica Concetta andava in trance. E quindi parlava. Questo gruppo era voluto da Gianluigi, così c'era stato detto. Quindi prima pregavamo, avevamo anche un sacerdote che era presente con noi e ci guidava, ci spiegava il Vangelo dal punto di vista spirituale, diciamo, ci aiutava a interpretarlo nella maniera più idonea. Durante queste riunioni, la mia amica ci ha detto tantissime cose e io le ricopiavo, poi facevo le fotocopie e le distribuivo alle amiche, però io faccio un mea culpa perché tutto quello che ci hanno detto, io sì, le rileggevo, ne discutevamo, però tante cose mi scivolavano via. E non, forse perché non credevo che fossero
che si riferisse veramente a me. Tante volte pensavo che fossero dette ad altre persone, perché tante volte la mia amica non diceva il nome. Morale della favola, che poi mi sono ritrovata a scrivere il libro che ho scritto, Il cielo mi aspettava, che è così perché merito anche tuo. E Gianluigi mi disse proprio, ma io l'ho scoperto dopo, entrerai in un gruppo, nulla farà nulla da solo, incomincerà una persona, poi un'altra persona e arriverai a chi te lo pubblicherà con amore. E Gaetano, me l'ha passata a te, te l'hai passato alla casa editrice e Daniela Galliano, ti assicuro che l'ha fatto veramente con amore, non ha spostato una virgola. Se doveva giustamente spostare una virgola per capire meglio il discorso, mi telefonava e mi diceva: la posso togliere questa virgola? Ci mettiamo un punto. E io gli facevo: ma Daniela, già, insomma, mentre lo leggi, fai te. No, dice, perché io non mi posso permettere di cambiare il senso alla frase. Allora, questo per quanto riguarda l'avventura del libro, Sì, però, ma quando tu cominci a, voglio dire, a viaggiare, io so che tu hai fatto dei viaggi, sei venuta a Napoli, sei andata in Sicilia, sei, insomma, hai girato l'Italia prendendo treni, coincidenze, insomma, a 80 anni non è che proprio uno gli dice, ma sì, va, facciamo questa cosa. Com'è avvenuta questa, anche trovare questa forza, questa determinazione, questa voglia? non te lo so dire, però ti dico questo, che una mia amica medium una volta gli dice a Gianluigi che, insomma, siccome Gianluigi mi ha detto dovrai girare tanto, allora io le dissi, di a Gianluigi che io, insomma, insomma ho un'età, quindi girare poi tanto sarà un po' difficile. E lei mi rispose, veramente Gianluigi mi ha detto di dirti che sei una fanciulla. E quindi quando la prima volta sono andata da Giovanni a Teresi e l'ho conosciuto te, e quindi ho dovuto prendere l'aereo e tutto, ma mi è sembrato tutto normale. E poi dopo che ho fatto queste cose, rileggendo le cose precedenti, c'era già tutto scritto. Tutto era stato scritto, che io sarei andata ai convegni, che mi era stato dato il dono della parola e avrei parlato alle persone. E un po' come è successo a Stefania, no? In questo messaggio Sì, che anche aveva. se in effetti Stefania comunque il suo percorso lo cominciò da ragazza, Sì, no, diciamo, ma voglio dire, gli avevano previsto no? quello che Ah, succede a suo certo, terzo figlio, no? Che lì per lì non lo capisci, perché tante volte si succedono. vede che lo devi poi, loro te lo dicono, poi lo devi capire al momento giusto in cui ti accade. Perché in effetti se tu chiedi a loro qualcosa sul futuro, non te lo dicono No, mai. Cioè, se no. tu fai le domande o delle prove o delle evidenze, mai. Però loro dicono a un certo punto e tu poi a posteriori dici, caspita, Eh sì, è è vero, accaduto. è accaduto. E ora, anche ora, mentre rileggo le cose che mi ha detto, dico, oddio, ma lo sto facendo ora questa cosa. E mi meraviglio tutte le volte, perché ma perché non ci ho fatto caso prima che mi sarei preparata? E invece, secondo me lo fa poi anche cancellare perché possa decidere io di accettare di farlo. Certo. Perché E poi non poi. sono mai così chiare, no? Sono Eh sempre, sì. bisogna sempre un po' leggere tra le righe, se no fanno, cioè sì, non è che si possono sostituire alla no, al nostro No, percorso. no. E quindi il libro c'è un po' di quello che hai ricevuto tu con la scrittura e un po' di quello che ti ha canalizzato la tua amica Concetta. Sì. E poi è stato, ma era successo così che io il libro, non avevo nessuna idea di fare il libro, ma siccome in questi anni la Concetta aveva parlato tanto, e allora dissi con lei, quasi quasi io, da tutte le cose che ci hanno detto dall'oltre, perché poi sai che non è venuto solo Gianluigi, ma altre entità importanti,
estrapolo quelle che Gianluigi ha detto soltanto a me, perché altrimenti faccio fatica tutte le volte a sfogliare 30 quaderni, che ora invece risfoglio bene. Ma stai scrivendo ancora tanto, sta comunicando con te tuo figlio? Sì, anche ancora attraverso Concetta, nonostante lei sia a Johannesburg, Ah. perché a Johannesburg ha un altro gruppo, però Gianluigi va anche là e Ho capito. quindi ogni tanto mi manda dei messaggi, mi dice: Anna Maria, questo è importante che tu lo ridica quando parli, quindi mi ridà ancora dei suggerimenti. Perché tu dai messaggi alle mamme, no? Con la scrittura. Mi Quello con la ascolta, aiuto, la scrittura, parola sì. alle Sei bloccata. mamme. Guarda un po' che sei bloccata. Non riesco a capire quello che... Parla tu. Vabbè, Ah, e niente, pazienza. No, ora ti sento. Comunque, No, dicevo, dicevo. sì, io faccio sempre i contatti con le mamme, anche a distanza, a dirti la verità. Ed è questa la cosa anche bellissima che si fa attraverso questo mezzo, che quando faccio le dirette, come succede a tutti, dopo le persone mi messaggiano, mi chiedono e quindi posso aiutare molte più persone a livello anche individuale. Ed è una cosa bellissima perché succederà anche a te, tutte queste persone con le quali comunichi, che ti ascoltano e che fisicamente non hai con loro nessun contatto, a meno che a volte li trovi ai convegni, no? Ma il bello è che si stabilisce un rapporto di amicizia che non è, come si chiama, adombrato da nulla, ecco, è proprio un volersi bene e avere fiducia una nell'altro, non contaminato, ecco. Non mi veniva la parola, un rapporto non contaminato dalla fisicità, perché mentre noi interagiamo con la nostra parte spirituale più pura, perché ci confidiamo le cose più intime, perché si stabilisce un rapporto di fiducia. Ed è questa una cosa straordinaria. Tu Io hai la un grande cuore, per cui tu vedi anche il bello e il buono di tutto, quindi il Beh, così, tuo grande perché cuore aiuta tanto. Senti, invece volevo figurati. chiederti, ma la tua famiglia? Tuo marito, tua figlia, insomma, cosa pensano di questa tua attività Allora, ascoltami. e La dell'oltre? cosa più io ho sempre avuto molto rispetto per tutti quelli che non riescono ad avvicinarsi a questo mondo, no? Per cui loro sapevano che io ero un contatto, se volevano chiedevano e loro hanno sempre avuto molto pudore, quindi niente. Quando poi ho fatto il libro, ci voleva qualcuno che lo predisponesse al libro e tutte le persone che avvicinavo per un motivo o per l'altro mi si allontanavano, sicché un giorno ero con mia nuora e mio figlio. E dissi: io non so come fare a far pubblicare questo libro perché non trovo nessuno che mi ci dia un'occhiata se va bene a livello pratico, no? E mia nuora disse subito: Giordano, perché non glielo fai tu alla tua mamma? E voi dovete sapere che mio Giordano ha un anno meno di suo fratello, quindi immaginate qual è stato il suo travaglio interiore senza mai, cioè lui l'ha proprio immagazzinato dentro di sé senza mai esplodere. Per cui pensate a tutt'oggi, dopo 30 anni, lui non riesce mai a parlare di suo fratello, mai, proprio perché però intanto va in depressione, purtroppo. E insomma, per ritornare a prima, l'ha fatto. E questa è stata una cosa per me proprio un grande miracolo, perché poi Gianluigi mi ha detto che lui è stato costretto a leggerlo parola per parola ed io c'ero sempre insieme a lui quando lui ha fatto questo lavoro. Pensa che magia che ha fatto Sì.
che ha fatto Gianluigi. Sì, Pensa che Gianluigi. dono pazzesco che ha fatto il fratello. Sì. Senti, ti faccio un'ultima domanda perché fra poco purtroppo il Sono tempo tutto un vola. brivido, se mai, eh. Sono tutto un brivido. Amori sono i nostri ragazzi. Certo. E volevo dirti, ma a te adesso vengono mai dubbi? Ti viene mai il dubbio che non sia un parto delle nostre menti, per lenire il dolore? Cioè, questa spasmodica, quello che tante persone ci dicono, dice, vabbè, se ti fa star bene sapere così, fallo, se ti fa star bene. Però dici anche la scrittura, dici, ma sì, è il tuo inconscio. A te ancora ti viene ogni tanto un dubbio Allora, ascolta, lo sulla sai Marina? conscio? Marina, è una conquista recentissima, ti dirò. Mi hai fatto una domanda proprio che casca perfetta, perché fino a poco tempo fa ero piena di dubbi. E infatti quando mi metteva a scrivere, dicevo, Gianluigi, non è che non abbia fiducia in te, non ho fiducia in me, ho paura io di essere con la mente, no? E così lo dicevo alle persone che aiutava a scrivere, che mi dicevano, sono piena di dubbi, hai ragione, anch'io gli dicevo. Ora no, ora da un po' di tempo a questa parte mi sembra di mancare di rispetto a lui. E questa è una sensazione mia personale, per carità, non è un giudizio verso quello che non prova questo. Perché io dico, ma come? Con tutti i doni, con tutte, chiamiamole prove, io le chiamo doni, mi piace molto di più, che mi ha dato? Io ho fatto delle dirette, Marina, bellissime, con il fuoco quest'inverno, che nel fuoco le persone vedevano di ogni, mi mandavano le foto, il girasole dietro di me che si muoveva. Io ho avuto delle conferme enormi. Per cui a un certo punto mi sono fermata e ho detto, ma Gianluigi, come faccio io ad avere il dubbio? Perché se ho il dubbio vuol dire che penso di essere io, ma non sono io non sono niente. Io impresto la mano e sei solo tu. Quindi io devo avere assolutamente fiducia perché io quando ce l'ho in te, basta, perché non occorre che io l'abbia in me, perché io non valgo niente. Io sono un tuo mezzo. Quindi io ti do la mia mano, ti do la mia voce. E mi succede sempre che quando devo fare una diretta, che ho in mente di parlare per dirti, ieri ho detto, la prossima diretta che faccio voglio parlare dei bimbi non nati per rassicurare tante mamme, no? Non vuoi che ieri ascoltando Nicoletta anche lei ha fatto un accenno a questo? Perché? Perché Gianluigi mi vuole dare la conferma che questo è l'argomento che devo affrontare. E mi succede sempre così. Quindi io basta fidarsi di loro. E basta, non di noi. Bene, bellissima risposta. Comunque abbiamo ancora qualche minuto perché voglio sapere se hai un messaggio nuovo anche tu Ma da parte dei. guarda Marina, anziché un messaggio ti dico la verità. Mi piaceva leggere, siccome oggi ci sono tante mamme e non tutti hanno il libro Il cielo m'aspettava. Anche se Male, l'hanno in male. molte, anche se l'hanno in molte. E allora volevo chiudere con la preghiera di Gianluigi, che mi sembra veramente bellissima. E mentre la leggo, le mamme che mi ascoltano possono pronunciarla insieme a noi. Perché i nostri figli, come diceva prima Stefania, non li abbiamo persi, ma tu sai bene quanto siano entrati prepotentemente nella nostra vita, perché Gianluigi dice sempre: conosci meglio me dei miei fratelli, ed è assolutamente vero. Allora vi leggo la preghiera. Grazie, mio Dio, di avermi dato un figlio consolatore. Grazie, Dio, mi hai dato la possibilità di fare il cammino che avevo scelto di fare. Grazie, mio Dio, di avermi dato un figlio che poi hai ripreso così presto. Grazie per avermelo concesso per quel periodo bello in cui me l'hai donato. Grazie per avermelo fatto rivedere, averlo fatto rivivere, vivere nella maniera più bella e più vera.
Tutti i dispiaceri e le gioie della mia vita li ho vissuti per Dio, li ho vissuti per amore e li ho voluti. Grazie Anna Maria, questa è stata una... Te l'ha dettata lui? Sì, è nel libro, in fondo, insomma, l'ho Ce messo l'ho il lì. libro, ma non l'ho portato qua, se no la leggevo con te. Che bello, guarda. Grazie, devo dire che anche voglio ringraziare tantissimo Gianluigi che si è anche dimostrato molto simpatico. Ti ricordi quella volta che l'abbiamo sentito insieme io, te e mia Sì, mamma? lui è sempre così. Lo È sai, molto Marisa, a volte simpatico. telefono, a volte telefono a Nicoletta e sai che lei ha la visione immediata, no? E mio marito fa: con chi hai parlato? E con la mia amica Nicoletta. E di che hai parlato? E di Gianluigi. Oh, ah, non mi sembra perché continuavate a ridere. Ecco, questa è la reazione di un familiare mio, hai capito? Va bene, senti, allora un Invece bacio lo grande. amo perché lui si manifesta sempre in maniera molto ironica e divertente, Sì, proprio il è suo carattere. vero, è vero. Senti, un abbraccio appena senti Gianluigi, Eh a sì, tuo Marisa, marito, al insieme burbero di tuo a Arianna, marito. lo sai che si sono manifestati anche assieme, sicché è Insieme, stato certo, bellissimo. attraverso di te. Sì, Ecco. questo me lo ricordo benissimo. Senti, ti abbraccio Anche a fortissimo. te, Adesso Clara. vediamo che noi ci dobbiamo staccare perché poi dobbiamo rientrare. Questo lo dico ai nuovi Grazie a che tutti stanno quelli che mi seguendo. hanno ascoltato, grazie a Gaetano che ci ha supportato. Bash. Ciao Daniela. Mi senti, Daniela? Ah, Sì. bene, allora possiamo cominciare subito. Ritorno. Fantastico. Perché l'altra volta abbiamo dovuto staccarci e attaccarci. No, va a metterci la fila. Daniela Priori, la mia amichetta di merende. Daniela è la mamma di Matteo e adesso non racconto io, racconta lei un po' come è nata la sua storia e anche poi come ci siamo anche conosciute, perché noi stiamo facendo un bel percorso importante insieme, no? Perciò volevo chiederti, per prima cosa però, volevo chiederti questo, ma secondo te, perché ho scelto il titolo Dalla fine all'inizio, il meraviglioso viaggio con i nostri ragazzi? Ah, mi prendi così. Allora. No, perché sono termini, no, che usano molto i nostri ragazzi quando sono padri. Allora, noi lo sappiamo che io sono la mamma di Matteo e con grande fatica, ma molto probabilmente anche con grande coraggio, penso, di averlo voluto cercare anche dopo quando Matteo se n'è andato dalla terra. Cioè, per me non era morto mio figlio. Non lo accettavo, non accettavo la sua morte. E quindi mi riallaccio al titolo diciamo, di questa fine, ma non è la fine. Tant'è che i nostri figli ci prendono per mano quando abbiamo questa voglia di ricerca, questa voglia della loro comunque continuità. Ci prendono per mano e ci portano verso un cammino. Questo cammino ci porta alla consapevolezza della loro esistenza e della loro vita eterna. Questa vita eterna che spesso ci dicono ci appartiene a tutti. È soltanto una questione di tempo. Loro sono andati via prima, hanno raggiunto la casa, ma li raggiungeremo anche noi. Quando sarà il nostro momento? Quando sarà il nostro momento, noi saremo con loro. Ci aspettano con amore, non saranno sole ad accoglierci, ma ci accoglieranno
con tutte le persone che hanno fatto parte del nostro percorso in vita. E la cosa bella di cui parlano i nostri figli è soprattutto questa, che il loro percorso, che è legato al nostro, è esclusivamente di amore. L'amore è una vibrazione che si ricollega alla luce. La luce è la meta ambita di questi ragazzi, di queste anime. Uno dei primi messaggi di Matteo, ed è una cosa che io ripeto sempre perché mi colpì tantissimo, fu questo. Io gli chiesi: Matteo, ma tu ora come sei? Come ti descriveresti a me, che sono qui, poverina, sulla terra, e cercare di capire perché mio figlio se n'è andato, che cos'è adesso mio figlio? E lui mi rispose: mamma, così, con queste parole, adesso me le ricordo perché ce l'ho proprio impresse nella mia mente, con la scrittura ho ricevuto questo messaggio. Cioè, mamma, io sono luce. Ma luce che cosa vuol dire? Gli chiesi, cosa vuol dire essere luce? E lui mi fece così, mi disse così, dice, mamma, luce uguale amore. Più luce, più amore uguale Dio. Quindi un'equazione perfetta, cioè un'equazione che ci spiega praticamente che cosa sono loro. Loro sono vibrazione, sono amore e sono luce. La luce è il percorso che loro ambiscono. Praticamente più vanno verso la luce immensa e più si avvicinano a Dio. Quando ho saputo che mi avresti fatto questa intervista, ho detto andrò a braccio Marina, perché no, tu sai che io non amo molto queste No, cose dovevo di... insistere parecchio per averti qua. Hai dovuto insistere perché diciamo, il mio è un discorso molto intimo, noi abbiamo fatto un percorso insieme meraviglioso, ci siamo conosciute facendo un percorso spirituale, una settimana di full immersion, di amore, di conoscenza dell'altro, di conoscenza del mondo oltre. E in questa occasione ci siamo conosciute, oltre ad aver diviso la stanza insieme, ci siamo subito amate come esseri umani, abbiamo sentito di essere collegate da qualcosa, no? Esiste questo collegamento, ci sono anche tra di noi delle vibrazioni Oh. e sono E poi ci esistono. facciamo anche un sacco di risate, diciamo la verità, io e te. Assolutamente un sacco di risate, ma non solo tra di noi. Quando noi poi ci siamo conosciute, io ti ho detto la mia esperienza, tu mi hai raccontato la tua di esperienza e abbiamo unito le nostre forze perché alla fine lavoravamo da sole, diciamo, perlomeno io ancora lavoravo da sola sulla ricerca di mio figlio, sul contatto con mio figlio e tu mi hai detto, Daniela, dobbiamo fare insieme, dobbiamo stare insieme perché... diciamo, il tuo modo di sentirlo, Matteo, è importante. Tra l'altro, i messaggi di Matteo erano soprattutto di condividere questa mia capacità di sentirli, di parlarci, perché tra virgolette, non è che sentivo o parlavo soltanto con Matteo. E per cui ricevevo messaggi che però non ho avuto mai la forza, perché ho detto: ma la gente mi prenderà per matta, che ne so, mi prenderà per pazza, visionaria. E quindi non ho mai dato troppo fiducia al discorso. Mi ricollego al discorso che hai fatto ad Anna Maria, no? Quanta fiducia hai verso di te, di quel sentire che hai del parlare, del comunicare con l'oltre? Non è sempre. Allora, era una domanda che avrei fatto anche te, se ti vengono mai i dubbi. Eh sì, tu lo sai, i dubbi ci vengono, i dubbi ci E non vengono. solo io, almeno lo dici anche agli altri. Sì, i dubbi vengono perché pensi che possa essere un sentire tuo, del tuo io interiore, ma ci siamo fatte quanti pianti ci siamo fatti io e te, Marina, rispetto a questo, rispetto ad alcuni messaggi che arrivano, rispetto a delle notizie che ci vengono date, per cui e ci facciamo mille domande, ma saranno vere queste cose che ci dicono? Ma saranno emozione, Spiega in che senso i pianti, non anche di commozione in alcuni casi, ma a volte invece proprio di incertezza, incertezza.
incertezza, perché delusione forse, non lo so, delusione di quello che arriva, perché magari possiamo terminare molto, sì. Guarda caso, immancabilmente arrivano delle conferme. Certo. Noi abbiamo sempre dei riscontri nei messaggi che ci arrivano. È vero. Abbiamo dei riscontri con... Marina, dimmi, in questo momento non mi viene un esempio. Non è che possiamo fare oggettivi, non soggettivi, oggettivi, proprio con delle realtà che sono riscontrabili con la nostra vita terrena e con loro comunicare, con quello esatto. Che dicono. Ecco, diciamo adesso però, non mi viene, però... Vorrei sottolineare però una volta ancora che non è che se tu gli dici adesso allora dimmi dove hai messo no. La non so che cosa c'è nel tuo cassetto, no, lo diranno mai, no. Però può darsi che dopo che tu hai formulato questa domanda 4-5 contatti dopo a un certo punto dice come nella penna che c'è dentro il mio cassetto, per dire, a volte tornano a darci delle informazioni ma non ti daranno mai, ma perché la fede è importante, quante volte ce lo dicono? Assolutamente, loro ci dicono credi, abbiate fiducia, perché noi esistiamo, noi siamo eterni, e ce lo dicono che non solo loro sono eterni, ma anche noi, perché quello sarà il nostro percorso, anche il nostro percorso. A proposito di questo, ultimamente noi quando ci riuniamo, Marina, riceviamo dei messaggi non meravigliosi di più, no? Beh, sarebbe bello condividerli con tutti, però no, delle volte noi ci creiamo anche il problema se questo condividere significa innescare dei meccanismi di diciamo di non fiducia. Io non, non apposta, noi c'è il discorso di credere o non credere, quindi o la fiducia o ce l'hai o non ce l'hai in quello che ti arriva. E a proposito, e questo accantono questo discorso perché poi leggerò, non pensavo di leggere ma la leggo perché è interessante, perché è un approfondimento che sta avvenendo in questi ultimi contatti, che parla della, praticamente della vita oltre e di quello che ci aspetta la vita oltre, ma che non è la sola, una sola vita che noi faremo insieme ai nostri figli, ma ce ne sono state e ce ne saranno altre. Perché ci spiegano che il nostro percorso di vita non è altro che la conoscenza che l'anima e l'approfondimento che l'anima deve fare qui in terra per portare, vabbè, poi ve lo spiega bene nella lettura, perché sennò adesso in questo momento sono emozionata e non mi vengono bene le parole. No, io per esempio su quello, non so se stai riferendoti a quello che ci ha comunicato il maestro. Sì, però io leggo, il maestro è molto più articolato e ovviamente parla con un certo tipo di filosofia e di linguaggio. Io parlo proprio di mio figlio. Oh, ok, perfetto. No, perché io semplice di Matteo, che è nelle sue corde, nel suo percorso di evoluzione, e ci ha detto, come ci hanno detto gli altri figli, perché tutti quanti in questo momento stanno parlando di questo argomento, ci dicono che stanno facendo questo tipo di esperienza e di conoscenza. E però vi faccio un piccolo, metto un punto e virgola e poi dopo riprendo il discorso di questo. Volevo riprendere il discorso della felicità e dell'allegria. Questi ragazzi sono immersi nella felicità. Questi ragazzi, quando parlano con noi, quando si riuniscono tutti insieme, ci fanno le battute, si divertono, ci prendono in giro. Si comportano né più né meno di come quando erano vivi. Tra l'altro riconosciamo i caratteri di ognuno di loro quando si esprimono, quindi più chiarezza e più riscontro di questo. Ma che cosa uno dei riscontri è questo: trovare nella comunicazione di ogni ragazzo, quindi parlo del gruppo delle nostre mamme, delle mamme con cui facciamo le comunicazioni, siamo 8 mamme, poi non è che siamo... riscontrare proprio la singolarità di ogni ragazzo, cioè tu, ognuno di noi mamme, troviamo proprio nelle parole, nelle cose che dicono i nostri figli.
Infatti, prima che loro ci dicono chi sono, noi facciamo: ecco, questo è Alessandro, oppure ah, no, questo è Matteo perché parla così, e tu dici: no, questa è la mia Arianna, oppure questo è mio Luca. Cioè, abbiamo delle conferme proprio di come sono, perché loro rimangono quello che sono stati sulla terra, con le loro battute, con i loro sorrisi, con loro anche essere pensierosi. Però anche adesso noi abbiamo notato che stanno facendo un cambiamento, no? Vuoi parlare di questo cambiamento? Hanno parlato di questo cambiamento dimensionale. No, ma anche il modo che hanno, gli argomenti di cui parlano, il modo con cui ne parlano. Siccome magari ci dicono una battutina, però c'è stato proprio un'evoluzione mica da poco, no? Nel loro modo di parlare. Tra l'altro, nei messaggi che abbiamo ricevuto ce l'hanno proprio confermato, oltre il loro maestro che ci ha comunicato che i ragazzi hanno fatto un salto dimensionale e quindi sono, diciamo, cresciuti di classe, possiamo dire, hanno superato, diciamo, gli esami, come possiamo dire, che sono impegnati a sostenere in continuazione i nostri ragazzi e tutte le anime che sono dall'altra parte, perché è un percorso di evoluzione, no? Abbiamo capito questo, che si va verso la luce, si va verso l'amore, verso la luce, ma ci si deve impegnare, voglio dire, si continua la conoscenza. Parte avvenuta sulla terra, ma continua nell'aldilà. Infatti, loro, tra l'altro, questa conoscenza, la loro tensione verso questa luce suprema, perché prima nominavano di più la parola Dio, adesso si è un po' trasformata in luce suprema, supremo bene, insomma, no? Come quasi se volessero farci capire che la luce è quella che diventerà la luce immensa, quindi l'ultimo stato, che poi è uno stato di beatitudine totale, probabilmente, da quello che ci dicono, è la luce immensa, la chiamano la luce immensa, il bene supremo, non so come dire, quindi probabilmente sarà Dio. Quando loro parlano del divino, parlano di questo, parlano della luce, non è che... Certo. Voglio leggere un messaggino, ma proprio così, e poi dopo, perché tanto un pochino di tempo ce l'ho. Io gli ho chiesto a Matteo del perché mi parlava di questa certezza dell'esistenza che continueremo a fare insieme, no? E quindi non leggo tutto il messaggio, ma leggo l'ultima parte. E io gli chiedo: ma come fai a dirmi queste cose, amore? E lui mi dice: giorno dopo giorno ho imparato che questa vita non è l'unica vita che ci aspetta. Noi anime siamo nell'evoluzione, come voi umani lo siete. Tutti noi siamo infinite vite che si ripropongono per imparare ed evolverci nell'amore. Il viaggio terreno è un'esperienza che necessita l'anima per esprimere il suo vero sentimento, già insito in sé. Insieme all'uomo percorre la strada per conoscere il bene ed il male, che sono il sistema di apprendimento per ognuno di noi, che deve migliorare la sua crescita. Il viaggio sulla terra è stabilito dalle stesse anime che, a seconda dell'evoluzione che devono affrontare, si scelgono il percorso di vita da intraprendere. Così funziona, mamma. Tu, io, noi, la vita, la morte, sono passaggi obbligatori per le anime, tutte. Dare spazio alla vita piena di gioie e di dolori fa crescere, fa capire, fa evolvere verso il percorso di luce. Ogni vita segna un percorso di avanzamento che porta l'anima ad entrare nella spiritualità della divina conoscenza. Hai la nozione giusta per capire questo, mamma. Fai tante letture che ti fanno capire questa dinamica della vita eterna. Ti amo. Il mio amore è per sempre e per sempre lo sarà, Daniela. Ora mia mamma, quindi sta parlando di quello che è stato adesso Matteo per me, resta in ascolto della nostra essenza di energie amorevoli. Tu resta in ascolto e sentirai parlare dentro di te. Siamo noi, angeli, che ti parliamo, mamma. Tu mia adorata, tu mia unica. Questo è uno degli ultimi messaggi, te lo sai. Sì, lo è, sì. Che
conosco. Che dire? Che dire? Dire anche un'altra cosa che è bella che loro ci... ci comunicano spesso che loro sono insieme ma non sono insieme, cioè loro si presentano a noi insieme perché noi gruppo di mamme sì, che tra l'altro hanno deciso di unirsi in quanto noi siamo mamme, quindi la nostra energia attira la loro presenza, la loro presenza. Però ognuno di loro fa un percorso diverso, una crescita diversa, che è dovuta sia all'esperienza che hanno avuto sulla Terra e sia al percorso di evoluzione che stanno facendo nell'aldilà. Comunque sono sempre uniti, perché il loro potere, la loro capacità è quella di essere sempre dovunque. Tant'è che loro ci dicono, mamme, quando voi ci pensate, quando voi ci chiamate, noi siamo lì con voi, oltre ad essere dentro i nostri cuori, quindi noi non saremo mai sole, perché la loro presenza è costante, quindi è proprio realistico quando dici dentro ai nostri loro, noi siamo dentro di voi. Non è che vogliono dire perché stanno dentro i nostri pensieri, perché no, noi pensiamo dentro di noi, no. Porta Arianna mi ha proprio detto: hai presente come quando io stavo nella tua pancia prima di venire sulla terra? Adesso sono al tuo cuore, alla tua testa, uguale. Perché sono parte di noi. Allora, non so come dire, in un altro messaggio ci hanno spiegato, non mi ricordo se è il maestro o loro, ma penso il maestro, ci hanno spiegato che le anime non sono altro che delle emanazioni dello spirito. Confermami questo, Marina, se ricordo male. Io personalmente, se vuoi farlo tu, ma su questo discorso ancora non mi perché secondo me avremo molte lezioni. No, però mi addentro nell'argomento, perché è un argomento particolare, delicatissimo e molto impegnativo, e vedremo che cosa ci diranno più avanti. I nostri ragazzi, i maestri che comunicano con noi, per carità, però diciamo che comunque non è che ci hanno detto qualcosa che non abbiamo già letto, che non abbiamo già sentito parlare, quindi insomma comunque rientra in argomenti che bene o male fanno parte della conoscenza della spiritualità, di quello che è la vita nel mondo oltre, non è che ci stanno dicendo qualcosa di strano, quindi le emanazioni dello spirito mi sembra più che valida come considerazione e come spiegazione del loro stato, e per farci capire. Diciamo che il maestro è il maestro momentaneo, sì, del gruppo dei ragazzi, cioè non è il maestro, stiamo parlando di Gesù. Maestri che si avvicendano, nel seguire i nostri ragazzi nella loro evoluzione. Tra l'altro questo maestro ha detto che è molto orgoglioso di loro, molto orgoglioso, perché vero, perché stanno facendo veramente dei grandi sforzi, dei grandi cambiamenti nell'evoluzione, per cui lui è molto soddisfatto e molto contento. Tra l'altro lui ci dice che questo è il suo compito, e questo compito, che è di amore, quindi continuiamo sul discorso dell'amore, lo rende pieno, pieno di soddisfazione e di gioia. Quindi questo è il suo compito. Perché poi verranno sostituiti, anzi addirittura i nostri figli forse diventeranno diventeranno maestri. Tra l'altro i ragazzi hanno dei compiti oggi, hanno quello di accogliere le anime che arrivano, diciamo, anche di seguirne alcune in particolare. Sì, per esempio Matteo adesso qualcosina di diverso sicuramente farà, ma all'inizio lui accoglieva i bambini, per esempio, no? E quindi mi raccontava che faceva, li intratteneva, gli spiegava dove si trovavano, che cosa dovevano fare, con loro giocava,
facevano girotondi, quindi cose meravigliose, Ah, vorrei certo. chiarire una cosa perché mi è caduto l'occhio su alcune domande che non so chi le faccia perché ho solo Facebook user. Ma volevo chiarire che non è che Daniela sia una sensitiva che si mette a disposizione per dare messaggi, perché in realtà è un lavoro che stiamo facendo con un gruppo che abbiamo cominciato piano piano piano. Avanti, e lei diciamo che del gruppo è il canale più vivace, più forte, ma che si lavora tutti insieme, cioè non è che lei si mette a casa e prende i messaggi perché cioè, non stiamo parlando di né di sensitività né di sensitiva né di medium, ma di un lavoro insieme dove lei è diciamo il canale più forte. Quindi Un canale, ecco, diciamo che mi è stato però detto. questo leggo, può avere un messaggio da mio figlio, cioè non è questo, purtroppo noi non siamo come questo, è un gruppo che lavora insieme, è cresciuto insieme, siamo partite noi due, ci sono aggregato un gruppetto di altre 5-6 mamme, ogni tanto conosciamo qualcuna che per un po' fa il cammino con noi, eccetera, poi insomma, diciamo che poi ognuno si forma un po' un suo gruppo, perché non è che appunto, non è che siamo Sì, grado di perché un conto è farlo, diciamo, mettersi a disposizione degli altri, ma quelle sono scelte di vita comunque, perché comunque sia è un impegno molto importante, di grande responsabilità, perché su queste cose non si scherza, su queste cose bisogna essere molto seri, onesti intellettualmente, moralmente, spiritualmente, perché non si devono dare informazioni sbagliate, quindi uno si deve sentire di prendersi questo impegno e non tutti siamo in grado di poterlo fare per tutti. Quindi già un gruppo ristretto è impegnativo, no? Perché lo Però sappiamo bene. si può suggerire che anche attraverso i social magari Sì. ci si formino altri gruppetti di mamme, perché nessuno qua è nato in collegamento, No, eh? È una cosa che. assolutamente, assolutamente. Tant'è che, già voglio dire, è stata per noi anche un'evoluzione. Piano piano abbiamo migliorato, voglio dire, Questa è una testimonianza quella che stiamo la dando, non è che. testimonianza da che io ho iniziato con la scrittura che ricevevo messaggi da mio figlio, piano piano ho allargato, diciamo, il giro un po' di tipologia di contatti che possono essere stati quelli del tavolino, del tabellone appunto che facciamo con Marina, col gruppo delle mamme. E insomma, abbiamo avuto risultati meravigliosi. Io ho avuto dei risultati bellissimi che Marina può confermare. E anche per esempio con la metavisione, io da sola, così per sperimentare, perché ho voluto capire che cosa riuscivo a ricevere, no? E come lo potevo ricevere. Ho provato anche con le foto, quindi con le foto sull'acqua, quel metodo che si usa aiutami Marina col nome, Downy, si chiama esattamente. E io ho ricevuto delle immagini meravigliose, sia di mio figlio, stupende, praticamente, di Matteo. quello che volevo. Quello che volevo dire, perché mi chiedono, allora sì, uno può usare la scrittura automatica, uno può usare la scrittura corale, come l'hanno chiamata loro, cioè più mamme con la mano sulla penna, oppure il tabellone che sono le lettere messe a disposizione, può essere la metafonia, ma quello che vorrei sottolineare, che adesso noi stiamo portando qua una testimonianza, che i gruppi non possono essere di 20 persone, ma No. possono essere piccoli gruppi, a meno che non siano associazioni come quelle di Stefania, che quella è un'altra cosa. Non è detto che magari un giorno noi faremo anche questo passo. Al momento. Non lo sappiamo perché ci stiamo evolvendo piano piano anche noi, stiamo cercando come madri che hanno iniziato come madri disperate, alla ricerca dei propri figli. E ci abbiamo messo tutto il nostro, la nostra volontà, la lettura, io ho letto tantissimo.
Prima di arrivare a questo ho letto un'enormità di libri, poi ovviamente mi sono fatta anche una mia idea, una mia concezione delle cose. Non è che tutto è oro colato quello che si legge, eh? Voglio dire, bisogna anche discernere un pochino. E la cosa che mi ha portato ad avere più consapevolezza, più credere in queste cose, è proprio di averlo sperimentato da sola. Questa è la cosa che io suggerisco a tutte: provate, perché a tutte noi è data la possibilità della comunicazione, non è esclusiva, non c'è E chi poi è più anche bravo. al papà dicono, se è possibile, che... ma hai il papà tanto quanto, hai i fratelli, hai le sorelle. Non vogliono sapere, quello è il problema dei papà. Però c'è Hanno. l'altro, perché adesso probabilmente quello che ha fatto la domanda sarà un padre, non lo so perché non leggo i nomi, però ecco, noi abbiamo scelto di trovarci con un gruppo di mamme, ma si possono trovare gruppi di mogli o gruppi misti. Voglio dire, non è che sono dall'altra parte e comunicano, tutte le anime che sono dall'altra parte comunicano. Io ho morta mia mamma, ho comunicato con mia mamma, è morto mio cognato, è arrivato mio cognato, sono arrivati i miei nonni, cioè voglio dire, arrivano, arrivano. E come sono contenti quando dicono finalmente, finalmente, finalmente Daniela, finalmente possiamo parlare con te, come vogliono comunicare. Vogliono proprio comunicare, non vogliono tenersi nascosti, anzi vogliono che questo mondo venga conosciuto da tutti. Non abbiate paura di questo mondo, perché non c'è da aver paura dell'oltre, perché noi siamo noi veniamo da lì. Di che cosa possiamo aver paura? Ma se il viaggio è l'amore, se è la vibrazione che li porta alla luce, è l'amore. Qual è il male? Qual è la paura di cui dobbiamo avere? Non esiste, non esiste. Allora, l'unica cosa è credere che esiste l'oltre. Allora sì, perfetto. Se ci credi, allora se non ci credi è un altro discorso. Ma Non d'altra cominci neanche, parte, non ti provo neanche. non te lo Se non pongo ci provi, nemmeno il problema. No? Quindi se finisce una vita, chi non crede nell'oltre finisce una vita. Ma chi invece pensa che quella vita continua ad esistere? E che noi facciamo parte di un'altra realtà, che non è solo quella terrena, ma che è una realtà universale per tutti. Come possiamo pensare al male o che cosa ci può spaventare di questa niente. vita oltre, se noi siamo quella parte? L'unica cosa che mi spaventa, l'unica cosa che mi spaventa è che sono l'una e mezza e ci dobbiamo Se noi siamo quella parte. Ah, mannaggia, trovare. Vedi peccato, peccato. che tu mi dicevi, ma cosa faccio per mezz'ora? Di cosa parliamo? Invece Visto, poi dopo gli argomenti vengono. Peccato perché avrei voluto continuare. Tra l'altro, finisco con questa cosa: quando vengono i nostri figli, e quando lo possiamo dire, no? Facciamo anche non soltanto il tabellone, ma facciamo il tavolino. Tra l'altro, loro il tavolino lo usano per giocare con noi, giocano e volano per tutta casa, l'alzano in volo questi ragazzi. E quella è la cosa più bella, noi abbiamo il contatto fisico tramite il tavolino, perché ci abbracciano, ci saltano addosso, sono cose meravigliose. Ma quale paura? Ma quale paura? Mamme, papà, provate, mettetevi in gioco, perché qui si tratta di continuare a parlare, ad avere contatti con i vostri figli, con i vostri cari. Capite? Questa è la cosa bella. Io questo è il messaggio che posso dare come mamma. È chiaro che mi manca mio figlio, mi manca, è ovvio che mi manca fisicamente. E dobbiamo cercare di abbandonare questa idea del fisico, Preconcetti, sì. il concetto del Ah, fisico. della? Dobbiamo abbandonare la concezione della mancanza fisica. Ecco, Ah, quella. Quella ci certo. manca ovviamente e ci continuerà a mancare, ma il sentirli, ragazzi, vi riempie comunque di gioia e di speranza. E io posso dirvi soltanto questo, vi abbraccio e Grazie, Dani. grazie a voi, grazie di avermi ascoltato. Un bacio a tutti. Ciao Dani. Ciao.
Adele, adesso è entrata Adele, Adelisino, ciao cara. Ciao, Meno come male che siamo uscite ho dopo tutti. sentito tutte le altre ragazze, sono contenta di averle ascoltate perché ognuno di loro ha portato il suo sé, il proprio sentire. Attraverso di loro poi hanno portato anche i loro figli. Ma c'è una cosa che devo dire, noi ne siamo stati in quattro. È come se avessimo formato un quadrato e il quadrato è il cerchio. Abbiamo concluso il cerchio perfetto con queste quattro mamme, tra cui tu sei stata. Io ero la quinta, però. Tu sei stata, fammi finire, il fulcro. Da Wow. qui è partito tutto. È come se tu avessi mandato i raggi di tua figlia, che è stata molto, molto presente, in tutte le varie direzioni. Perché tua figlia, come al solito, è sempre molto attiva nel suo porgersi, va bene? Ed ha avuto massimo splendore poi con la tua amica. Perché loro, eh sì, perché si può. Avete concluso proprio in modo bellissimo, va bene? Solo che c'è da dire una cosa. Che ho visto prima nei vari scritti, nei vari commenti, e che molte mamme dicono: beate voi che riuscite a comunicare, beate voi così. E la tua amica ha detto giusto, tutto parte dalla nostra ricerca. Se noi ci aspettiamo sempre che qualcosa venga dagli altri e non ci muoviamo con le nostre gambe, non riusciamo ad ottenere nulla. Se noi demandiamo sempre agli altri di poter entrare in comunicazione con i nostri figli, con i nostri cari, chiunque sia, non otterremo mai nulla. Perché? Perché noi non attiviamo le nostre sensazioni, i nostri chiamiamoli chakra, chiamiamoli il terzo occhio, chiamiamoli quel che sia, anche perché molti si credono che dover entrare in contatto con i propri cari sia per forza un dover fare i medium. Non No, ma è detto che bisogna fare i medium, si può essere anche un sensitivo che ha la possibilità di usare il sesto senso, come lo dice il film. Cioè noi possiamo avere la possibilità di sentire, vedere ed essere toccati dai nostri cari. Basta che, come ha detto la tua amica, noi accettiamo quella modalità diversa di esistere. Certo, è difficile, molto difficile. Proprio questo parlavo che in questi ultimi tempi mi sto aprendo di più con mio figlio Paolo e lui mi ha raccontato che tutte le sue possibilità che gli ha dato il fratello di dimostrargli che era vivo, sin da quando se n'è andato. Cioè lui è andato in sogno Marco è andato in sogno a Paolo. e lui me l'ha raccontato proprio pochi giorni fa e perciò ve lo voglio raccontare perché è una testimonianza di un fratello che fino a poco tempo fa non riusciva neanche a parlarne. E lui mi ha detto che l'ha sentito talmente vivo a fianco a sé che quando si è svegliato la mattina lui si è girato dall'altro lato come faceva di solito per parlargli, per dirgli di quella sensazione che aveva avuto. E poi invece si è ricordato che il fratello non c'era più. Ma non è stata solo questa sensazione, è stata anche quella di vederlo proprio a cavalcioni sulla finestra e che gli diceva: tu non devi soffrire per me, perché io sto bene, io vivrò attraverso di te, quindi devi essere felice di vivere. Ma queste parole lui me le ha dette adesso, perché adesso è riuscito a buttarle fuori.
Pensa. E perché ognuno di noi abbiamo bisogno di interiorizzare il nostro dolore, ma non buttarlo dentro e non cacciarlo fuori, ma viverlo questo dolore. È quello che io ripeto sempre. Se noi lo riusciamo a vivere e a entrarci dentro, non è che non lo sentiamo più, perché noi abbiamo detto, io e mio figlio, che a noi ci manca. Ci manca il non poter vederlo come si sarebbe realizzato, e questo penso che lo pensi anche tu, come lui sarebbe diventato, che cosa avrebbe potuto fare che non ha fatto, ma materialmente. Ed è giusto, perché umanamente noi ragioniamo così con la nostra mente. La realizzazione dei nostri figli era di diventare un medico, di diventare chissà che, invece. Io ho capito e ne abbiamo capito, anche se ci continua a mancare l'abbraccio, il bacio e tutto il resto appresso proprio materiale, abbiamo capito che loro si sono realizzati in un'altra maniera, in una maniera più vera. È Sai cosa vero mi ha detto tutto quello che. Anna una volta? Mi ha detto, ma perché io dicevo, chissà cosa avresti, le tue amiche si stanno laureando adesso, in questi giorni. E lei mi ha detto, mamma, ma guarda che quale università, questa vale, la mia vita adesso vale 1.000 università, mi ha Sì, scritto. sì. Ed è vero, perché? Perché come ha raccontato, come vi raccontano a voi, loro fanno tutto un percorso di là. È un percorso fatto non di cose non concrete, sono anche concrete, perché Ma loro per con. loro sono concrete, no? Sì, perché loro concretamente si occupano delle persone che soffrono, si occupano di alleviare, non toglierle, ma di alleviare le sofferenze di un povero vecchietto, per esempio, che adesso sta morendo in una casa di cura senza nessuno vicino. Loro fanno sentire la loro presenza in questo modo qui, affinché quella persona che va di là non si senta del tutto smarrita. Questo è un dono Ma che poi loro fanno. scusami se mi permetto, ma voglio dire, adesso tu parli sempre relativo alla vita sulla Terra, ma in realtà la loro vita là è concreta per loro, cioè loro Sì. hanno una dimensione, Sì. cioè voglio dire, Allora, vibrazionale. qualsiasi entità, non mi piace chiamarla entità, ma per dare un senso, qualsiasi spirito, chiamiamolo così, ha la capacità di crearsi, se ne ha bisogno, tutto un suo mondo e se ne libererà mano a mano che non ne ha più bisogno. Non so se mi sono spiegata. Però quello che intendo io è che se noi diciamo, noi stiamo lavorando nell'amore, nella luce, verso la luce, a noi, terreni, che ci siamo dimenticati da dove proveniamo, ci sembra, dice, ma c'è niente, cosa fanno? Ma per la loro dimensione, quelle sono le cose che valgono, è la Sì. loro realtà. Quindi Sì. non è la nostra realtà, per loro non vale niente, per dire, per l'entità. No, non è che non vale niente. Una volta, no, aspetta, una volta mi spiego, te lo dico anche per quanto riguarda il cimitero, va bene? Che molte persone si stanno lamentando oggi di non poter andare al cimitero. Allora, sempre per quanto riguarda il corpo materiale. Una volta mi disse mio figlio che per loro era qualcosa che gli era caro quel corpo, in quanto che aveva dato loro modo di fare un'esperienza materiale in terra. Ma l'attaccamento a quel corpo per loro finisce nel momento in cui loro vanno di là, perché ritrovano comunque le loro fattezze all'inizio, se ne hanno bisogno, le utilizzano come energia, va bene? Si riformano di nuovo con le loro fattezze e quindi per loro non c'è nessuna perdita. La perdita la sentiamo noi che non vediamo più e non tocchiamo più, per loro no. E lui mi disse, ma se a voi fa piacere di andare lì, perché
per onorare quello che a voi vi è sembrato la parvenza di noi, a noi fa piacere che voi ci andate, però per piacere non vi attaccate a quel posto perché noi lì non ci siamo, in quanto che voi state lì e noi siamo al vostro fianco e guardiamo e delle volte ci viene quasi da ridere nel vedere tutte quelle funzioni che molto spesso voi fate come dei riti magici che fate lì, ma che a noi non serve per niente. Ci fa piacere, ci sentiamo onorati della cosa, ma non ha un senso più di tanto. Questo per dirvi quanto loro non ci tengono alla materia, ma questo non significa che loro di là stanno fermi, impagliati e senza muoversi. Perché lui mi disse: mamma, tu mi devi immaginare come un fotone di luce che a razzo va dove vuole andare, ma non perché io mi trovi dall'altra parte del mondo, io non sono con te, perché essendo vibrazione e quindi luce infinita, io posso abbracciare te e contemporaneamente anche l'altro che soffre dall'altro capo del mondo. E questo mi è stato confermato quando sono andata a leggere alcuni articoli che poco ci capisco sulla fisica quantistica, quando disse che due piccole particelle che venivano scisse e portate una da una parte e un'altra dall'altra, comunque restavano in contatto e Come? l'uno soffriva se l'altro soffriva. Sì, Cioè lei è già c'era una certo. comunione fra di loro. Ed ecco spiegato che molto spesso le persone si preoccupano quando sentono che il figlio si è allontanato, non lo sento più. No, è solamente che ha acquisito un'altra modalità di essere, una modalità di vibrazione ancora più veloce e noi dobbiamo, come voi state facendo con il vostro gruppo, continuare ad innalzare le nostre vibrazioni, perché più noi andiamo nella ricerca, più andiamo in una vibrazione sottile e più avremo la capacità di sentirli dentro di noi Poi sai e cosa ci fare dicono anche? Che quando come. arriviamo dall'altra ci dicono anche che nel momento in cui arriviamo dall'altra parte faremo progressi molto più velocemente se acquistiamo Sì, consapevolezza qua. non perderete tempo, lui dice. Non Esatto. perderete tempo, Uguale. perché anche se il tempo non c'è, loro dicono, anche se il tempo qui non esiste, però c'è una presa di consapevolezza che può essere rallentata dal non ritrovare in comunione con loro o con chi ci viene a prendere, perché chiunque viene, perché vengono tutti alla soglia per darci una mano, per non farci sentire smarriti. Io dico, voglio raccontare solo questo di me. Penso che l'avrò detto tante volte, però lo ripeto per chi non mi conosce bene. Prima che se ne andasse mio figlio, anche io sin da piccola avevo tutti questi contatti di cui non ne avevo molto molto piacere perché erano contatti un po' paurosi per me. Anche io ero poi un tipo pauroso. Allora sin da piccola io cercavo di non attardarmi nelle parti buie e tutto il resto appresso. Perché? Perché sentivo sempre di queste presenze che però mi davano fastidio. Comunque sia, quando poi è diventata più adulta, io non ho proprio pensato più a queste cose. Ho pensato a formarmi la famiglia e tutto il resto appresso di cui mi occupavo, della mia famiglia e basta. Non occupavo né dell'aldilà, né di Dio, né di niente. E tra tutti chi si occupava più di spiritualità, e non so neanche io il perché, da come gli derivasse, era mio figlio Marco.
a cui noi lo prendevamo molto in giro per questa sua cosa, infatti lo chiamavamo il vecchiarello, il prete, eccetera, eccetera. Anche se in ultima tutto, lui si dimostrò un po' scostante dalla Chiesa, come se mi stesse mandando un messaggio diverso dall'alto. Comunque, per non portarvi a lungo, io, senza sapere né come né quando, un giorno, infatti questo l'ha ricordato, ce lo siamo ricordati io e mio figlio Paolo, un giorno lui e mio figlio Marco e Paolo stavano litigando. Io ero ritornata dalla scuola, che stavo lontano, quindi tornavo alle 5, alle 6 di sera, quindi mi sentivo stanca e mi ero stesa un po' sul letto. Sentendo questo bisticcio, mi alzo di corsa dal letto per andare a vedere, ma mentre cammino, io mi sento come uno svenimento e per me è stato sempre uno svenimento finché non se n'è andato mio figlio. Ma mi ritrovai che il pavimento sotto di me si apriva ed io scendevo come in un imbuto che si andava mano a mano restringendo. Il pavimento si allargava, l'imbuto si restringeva fino a entrare in un piccolo buco. E mi ritrovai in una luce bellissima, una luce molto densa, una luce viva che mi entrava dentro. Non posso dire, io la dico dorata, ma, no, ma no, è molto più che dorata, era proprio risplendente. E mi sentivo bene, mi sentivo in pace con me stessa, è come se fossi tornato da dove ne ero venuta. Ma poi sentii le grida di dei miei figli e ritornai in me. Però passato tutto, io dissi, sono svenuta, non ci pensai proprio più. Quando se ne andò mio figlio Marco, io stavo stesa sul letto, lui era rimasto, il suo corpo era rimasto lì nell'ospedale. Io me lo vedo, me lo intravedo, dico meglio, intravedo, perché proprio una bella figura delineata non era, però lo intravedo sulla soglia della porta della stanza da letto e che mi chiede: mamma, io dove devo andare? Allora io dissi: Marco, non guardare verso di me, e non so perché io gli dissi: non guardare né a destra né a sinistra, che è tutto buio, ma girati dall'altra parte perché vedrai una luce, avviati verso la luce. Cioè, hai avuto E questa questo. idea senza... Così, ti è arrivata, non è che avessi studiato No, io non guardando avevo questo, studiato no, niente così. di tutto questo. Era proprio a livello inconscio mio che io glielo dicevo, senza neanche ricordarmi di quel mio svenimento. È stato proprio un contatto telepatico, si può dire, tra me e lui, perché dall'altra parte, lui non aveva forse nessuno che gli ricordasse dove doveva andare e forse io ero andata prima dall'altra parte proprio per aiutare mio figlio a non perdere tempo, ad andarsene immediatamente nella luce. È così, mi stanno dicendo così. E tutto questo, mi ha poi portato alla ricerca di mio figlio, ma sempre a livello inconsapevole, perché io dentro di me sapevo che era vivo, non che io cercavo, io sapevo che era vivo e quindi essendo vivo io dovevo per forza comunicare con lui, non c'era altro modo se non comunicare con lui e questo mi ha portato a una ricerca, ma mia, fatta da sola, per 5-6 anni. Io ho lavorato da solo su questo. Io ho cercato, senza, dopo che ho cominciato a prendere i libri perché mi sono cominciato a fare le domande, no? Allora vedevo che tutti quanti potevano scrivere, però scrivevano in modo inconsapevole, cioè mettevano la penna lì e la penna andava. Allora io mettevo la mia penna sospesa e aspettavo che andasse di qua e di là, ma la penna non si muoveva proprio. E io dicevo: ma muoviti, perché non ti muovi? Dammi il segno, perché io so che ci sei, fammi capire. E questi capisco le mamme quando dicono: io vorrei comunicare con mio figlio.
Mi sento male quando loro mi dicono così e non vorrei raccontare questo mio vissuto perché mi sembra di fargli un torto, perché dico com'è questa c'è riuscita e io perché no? Io alle volte tentenno a dire queste cose, però è una testimonianza che io voglio far capire che non è Ci facile. riesco anche un po' a Non riuscirci è anche facile. E non è, alla e non è, io ho dovuto farlo, ma per parecchio tempo. L'ho fatto anche con il registratore, ma mi venivano dei canti bellissimi, delle cose, ma di mio figlio neanche una parola. Ma questo mi è stato spiegato dopo, perché io avevo un'altra modalità di entrare in contatto, che era questa modalità della comunione interiore, lui la chiamava, l'ha chiamata così. È come se le mie vibrazioni si alzassero ed entrassero insieme alle sue vibrazioni. E non mi sono mai permessa di pensare di poterlo dare come la tua amica a qualcuno. Per me era una cosa mia che non doveva. Perché era mia e basta, ma non per egoismo, perché non volevo danneggiare gli altri, perché se dicevo qualche sciocchezza, era una sciocchezza che la dicevo a me stessa, ma non agli altri, perché bisogna stare molto attenti con queste cose, bisogna avere molto discernimento. Non si può essere lì a dare delle comunicazioni se non si è prima dentro equilibrati, se non si è trovato dentro di sé la consapevolezza e il dolore non ha incominciato, non dico a togliersi, ma perlomeno a lenirsi, perché altrimenti rischiamo di buttare fuori tutto il nostro mentale, Quello che abbiamo nella capoccia noi, quello che certo. abbiamo nella capoccia, e non serve a chi ci sta di fronte, perché l'altro sì, si consola a quel momento, ma dopo poco non resta nulla. La vera sensazione che voi tenete e vi sentite bene è perché fra di voi c'è questa comunione. Avviene perché? Perché loro permettono di entrare in comunione. Perché mio figlio mi spiegò, la comunione non è solo quella che voi andate in chiesa, andate lì e vi prendete quell'ostia. Quella è una cosa significativa per farvi capire come innalzare la vostra parte spirituale. Sì, è simbolico, certo. Ma la comunione può avvenire sempre e non è la telepatia la comunione. La comunione, lui dice, è ben oltre. È un entrare insieme di vibrazioni e vibrare tutti insieme. E ci sarà chi sarà più propenso, chi meno propenso, ma comunque è un percorso da fare anche qui in terra. Infatti, per esempio, uno degli ultimi messaggi di Arianna, con cui io spesso litigo quando Tu ti facciamo. immagina quando li dico io? E lei dice: Mamma, non ti fidi mai, non sei mai convinta, non accetti che io sia cambiata, no? Perché comunque loro Sì, cambiano, no? E quindi. Però certo, te mamma lavoresti sempre uguale. E allora a volte gli dico: non ti riconosco, non sei tu, no? Succedono queste cose. lo faccio pure io. E lei mi ha detto a un certo punto: mamma, entra nella mia vibrazione e staremo sempre insieme. Cioè, sono io che Sì, devo entrare nella sua vibrazione. non può lei abbassare perché sarebbe un atto egoistico nostro farli abbassare, perché chi è più basso e arriva alle nostre vibrazioni sono quegli spiriti burloni, Certo. quelle povere anime che non hanno avuto né la forza né il coraggio di rinunciare a se stessi. Perché loro per fare questo hanno dovuto rinunciare a se stessi, hanno dovuto rinunciare a quelli che erano. Questo è amore infinito, E l'amore loro ci sono incondizionato.
perché con Daniela abbiamo anche ricevuto, Daniela è il gruppo delle mamme, ultimamente sempre questa frase ci arriva dai vari ragazzi: amateci per come siamo adesso, non Sì. amateci più per come eravamo, Sì. ma come siamo adesso, cioè energia, Allora, vibrazione. io ti posso dire che quante volte lui sta facendo un balzo di vibrazione, io non lo sento per parecchio tempo. Certo, è vero. Non lo sento come se non ci fosse, eppure so che c'è. Perché poi sai che fa? Alla fine poi manda una qualsiasi cosa impercettibile, un fiore, un uccello, una qualsiasi cosa che mi fa capire che comunque è amore dentro di me, ma che è lasciarlo andare verso quella sua perfezione, diciamo. E quell'anelito che tutti quanti loro, avete detto bene prima, loro hanno, è la consapevolezza di essere luce. Loro diventano consapevoli di essere luce, luce amore, luce infinita. E più sentono questa consapevolezza, più loro sono, te lo dico con un sogno che ha fatto. Giuliana, il figlio l'ha portata dove lui sta e non si è fatto vedere, si è presentato come una palla di luce e lei Che l'ha però dovuto tenere in mano. lei la teneva in mano? Sì, si è posato sulla sua mano e sono Beh. stati per un poco così. Poi dice Adele, non ti dico quando l'ho dovuto lasciare. Però io mi sono sentita bene, ho sentito tutto il suo amore. Vedi, questo è un altro modo di entrare in contatto con i propri figli. Ci sono i sogni, c'è la meditazione, c'è il dormiveglia, ci sono i viaggi astrali, cioè voglio dire, ci sono tanti modi per Mo entrare tantissimi modi. Io vedo che molte persone dicono, ma io non lo sogno mai, ma io così, ma io così. Non è vero che non si sogna, ma come pochi possono riuscire a sopportare di andare lì e ritornare senza di loro. Allora lì andiamo pure verso di loro, però rientrando non ce lo ricordiamo. sono convinta Però che sia così, sì. La mattina ci alziamo con una forza e una volontà interiore che non ce lo sappiamo neanche spiegare. Sì, quante volte dici, mi sa che stanotte ho sognato, no, è proprio Io loro dicono: io non ho sognato mio figlio. Tu dici: ma tu lo senti, tu senti pure gli altri, eccetera, eccetera. Io a mio figlio se l'ho sognato in 30 anni. Sono stato 1 o 2 volte, ma non l'ho mai sognato. Figurati che una volta sognai perfino Fabrizio Frizzi che scendeva da una scala tutto vestito di bianco e io a fianco a me avevo mia mamma e io dissi a Fabrizio Frizzi: ma perché sei venuto tu? Io volevo vedere mio figlio. E lui disse: non ti preoccupare, tuo figlio sta bene. Poi apri un muro. Questo muro era fatto come di un albero con tutti i rami e si ficcò dentro e se ne andò. E io dissi: vabbè, lui mi ha detto che sta bene, mio figlio. E l'avevo visto così bello, Fabrizio Frizzi. Proprio, sai quando materialmente tu stai vicino a uno e lo tocchi? Così io mi sono sentita. E ho detto: vedete bene, mio figlio mi ha mandato a dire che sta bene, devo stare calma. Fabrizio è una persona talmente deliziosa che va bene che sia apparso lui no, a nome di tuo figlio. Sono le 2:01. Secondo me, se non Dobbiamo salutiamo, lasciarci è e dobbiamo ringrazio tutti quanti voi, ringrazio te che sei stata la mia compagna in questo cammino. Ci abbiamo dovuto mettere un po' di tempo, cioè, è lavorato tanto, però come vedi loro non perdono mai il modo di farci
fare le cose che vogliono che noi facciamo. Un bacio Esatto. a tutti, un bacio a Gaetana, a Silvia e a tutte, e anche alla tua amica e Anna Maria e a tutti. Ciao. Gaetano, grazie Ciao. Silvia, ciao a tutti.